también tiene alguna especie de civil, ¿no? A comportamientos cualitativos de estructura interna y de forma activa. Un allungamento si propaga in maniera
maniera costante lungo la mia struttura, in particolare lungo l'alimento. Se io ho uno scorrimento, anche questo si propaga in maniera costante, non viene esaltato in quella struttura. Quindi immagino che tutta la decoralità sia concentrata in questo concio qui, immagino molto piccolo rispetto al resto della mensola, che immagino rigida. Invece, se ho una qualche rotazione di questo concio qui, lo spostamento, la deformata complessiva si esalta man mano che mi allontano dalla mia, dal punto in cui avviene la rotazione. Per cui se questa è mensola lunga A, la parte del concio può essere più o meno trascurabile, io ho uno spostamento che vale P per A. Quindi mentre negli altri casi l'estensione e lo scorrimento restano più o meno costanti, non sono esaltati lungo questa struttura, se io ho una deformabilità locale legata alla curvatura di questa sezione qua, vedete che il riverbero sulla struttura può essere molto grande. Per questo motivo qua la deformazione assiale, quella tagliante, in genere possono essere trascurate. In genere è sempre una questione statistica, no? Diciamo, tendenzialmente possono essere trascurate, mentre quella che è significativa è la deformazione degli aspetti flessionali. Questo anche porta a una conseguenza che tendenzialmente le strutture in cui c'è il regime assiale, come le strutture reticolari, sono strutture estremamente rigide. A differenza di strutture in cui c'è un regime flessionale importante, quindi praticamente c'è un momento pretente, queste sono strutture che sono più deformabili. È un discorso chiaramente statistico, no? Come si dice in genere la macchina, pesa meno di un camion. Se poi prendete la cavità di Trump, il presidente degli Stati Uniti, questo pesa più di un camion, no? Da quanto corazzato. Quindi sono sempre discorsi statistici, però a noi servono, no? Come se per esempio prendete, dite, in genere le macchine vanno meno veloci dell'elicottero. Se voi però prendete la Lamborghini Huracan e la mettete a confronto con l'elicottero usuale, cioè che la Lamborghini va più veloce. Tutto ciò premesso, vedete, le aste estensibili fanno riferimento al fatto che possiamo trascurare esplicitamente questa deformazione qua. In genere, anche se veniamo da scienza di costruzioni in cui tutte le sollecitazioni sono importanti, nelle strutture usuali che noi abbiamo in campo civile, in particolare quelle che vediamo noi quest'anno, sono essenzialmente c'è un buon piano, al massimo un paio di piani, con geometria regolare e usuali, che sono quelle che possiamo, le uniche che possiamo progettare noi come laureati con la laurea triennale. In genere, se è vero che su una strada ci sono tutte le componenti di sollecitazioni possibili e immaginabili, normalmente noi abbiamo che il taglio, può essere nel caso della lettera B, è la quantità in genere meno importante. Poi, quantità e altre due quantità significative, le altre due sollecitazioni significative sono l'azione assiale e il momento pretente. Chiaramente il momento pretente è importante in tutte le strutture che hanno trattamento professionale, e l'azione assiale sono importanti per tutte le strutture che hanno comportamento reticolare e in particolare valgono anche quando esistono fenomeni di stabilità che vedremo. Quindi diciamo che il taglio è figlio del dio minore, quindi in genere non lo trascuriamo, anche se ripeto questo è un discorso statistico. Poi ci concentriamo tendenzialmente sull'azione assiale, sul momento pretente, ma normalmente in genere se consideriamo la struttura intertrariata, la struttura che la sollecitazione più importante è il momento pretente. Subito dopo c'è l'insidia dell'azione assiale, spesso se c'è il pericolo di stabilità.
Questa è la gerarchia per vedere subito, grosso modo, quello che è più importante, quello che è meno importante del discorso, chiaramente statistico, no? E chiaramente, come tutti i discorsi statistici, se voi dite mediamente un uomo è alto 1,80 m, è chiaro che dovete trovare, uscire di qua, trovare il giocatore del pallacanestro che è alto 2,20 m, no? Però mediamente vi aspettate che un uomo sia alto 1,70 m, 1,80 m, così. Allora, tutto ciò premesso, le aste distensibili sono aste in cui si butta via la deformazione assiale. Quella tagliante viene buttata via senza neanche guardarla, no? In maniera approssimata, quindi quella parte non la considera mai. Anche se non è vero così, ricordo che su questa parte qui, nella linea elastica, voi l'avete già buttata via. Secondo la teoria di Saint-Venant, in particolare secondo il modello di Trave, Olero Bernoulli, se voi considerate la vostra mensola, questa, supponiamo di evidenziare l'altezza della vostra sezione, se voi considerate ad esempio che ci sia un certo carico, che non so neanche, non interessa neanche mettere in evidenza, può essere anche uno strampalato in questo modo, voi attraverso la linea elastica tracciate la deformata secondo la linea elastica, secondo la teoria di Atlas che si fa su di San Venante, in particolare secondo il modello di Bernoulli-Navier. Bernoulli-Navier afferma questa cosa qui: se io prendo una qualsiasi sezione, questa, in cui individuo punto passa con l'asse, fibra superiore e fibra inferiore, ecco, secondo il modello di Bernoulli-Navier, la sezione ruota, restando piana, e resta perpendicolare all'asse della trave. In particolare, questo punto qui si abbassa qui, quindi questo è l'abbassamento della mia trave, questa è la perpendicata in genere con il punto di X della linea elastica, poi la sezione ruota, restando piana, perpendicolare all'asse, quindi si dispone in questa maniera. Quindi il punto A, che sta sopra, si sposta in A'. Il punto B, che sta sotto, si sposta in B'. E quest'angolo qui, che è 90 gradi, resta tale quale. Questo è il modello di trave di Bernoulli-Navier. Trave si deforma, la sezione ruota, stando piana, resta perpendicolare all'asse. Ovvero non ci sono fenomeni di scorrimento, quindi secondo la teoria di Bernoulli-Navier è già in partenza esclusa questa possibilità più cinematica. Quindi questo è il modello di Bernoulli-Navier. Viceversa, dopo ci sono anche degli altri modelli formativi, che sono per esempio quelli la teoria della strada di Moschenko. Moschenko ritiene che la trave anche, per esempio, questo è l'asse, questo elemento qui, oltre a riflettersi in questa maniera qui, quando è in questa posizione qua, ha anche uno scorrimento. Vedete che la sezione non resta più 90 gradi. Quest'angolo qui è diverso da 90 gradi. C'è uno scorrimento come abbiamo visto qui. Qui vedete, questo è il modello di Bernoulli-Navier, quest'angolo resta 90 gradi. Qua no. Vedete l'asse, rispetto al concio che si è deformato, presenta uno scorrimento. Quindi questo è un modello in cui si viene tenuto in conto anche la deformabilità tagliante. La deformabilità tagliante viene considerata solo in certe situazioni, in particolare se ricordate quelle che sono le ipotesi alla base della definizione di trave di Saint-Venant. Trave di Saint-Venant è un oggetto come questo, in generale voi avete una certa luce L, poi la sezione ha più o meno le dimensioni di questo tipo qua,
Voi prendete fondamentalmente la dimensione maggiore della vostra trave, praticamente la stessa H, ecco, io gli dico per lui navio, ovvero il solito di San Venanti come trave, ha valore quando L su H è intorno a 10, quindi può essere 8, 10, 12, 14 del genere. Se invece la trave, che è un oggetto così, ha una forma più tozza, come questa, qui vedete il rapporto L su H, in questo caso qui nel mio disegno è intorno a 3, ecco, in questo caso qui se la trave è tozza, la deformazione tagliante diventa significativa. Noi però in genere usiamo travi con questo allungamento qua, quindi questa forma geometrica qua, per cui questo problema qui fate l'informazione tagliante, la buttiamo via. Se fate bene, si travi tutto come quelle lì, poco snelle, allora questo diventa una cosa significativa. Noi per il momento tracciamo, scegliamo solo travi, diciamo, uguali come la teoria di San Venanti, con questo rapporto di allungamento qua. Dovremmo ritornare su questo perché la nostra dovremmo controllare bene quello che sono le ipotesi alla base della teoria di San Venanti per le travi e quello che riguarda le ipotesi di allungamento. Ritorneremo sopra tra poco, più tardi, anche quando tirerò fuori quello che c'è qui. Allora, l'ipotesi di acidi tensivi. Questa la trascuriamo in partenza, poi riteniamo che anche questa sia trascurabile. Che vuol dire che se io prendo la mia generica asta, questa, e la soggetto a una certa forza F, questa asta è lunga L, fatta di materiale E, fatta con sezione A, in generale se l'asta fosse estensibile, io troverei uno spostamento V, che è legato, l'avete visto la volta scorsa, alla F, in questa maniera qui. Se io ho la forza A più la forza F, io ho uno spostamento che va L su E A, questa era la rigidità K della mola che può essere equivalente a questa struttura qui. Ecco, se ritengo che l'asta sia intensibile, quindi butto via l'allungamento per l'accorciamento, vuol dire che questa quantità qui tende a zero. Se tende a zero, la F è diversa da zero, perché tiro o comprimo. La lunghezza L della colonna è finita, ovviamente, ok? L'area anche, implicitamente ritengo che la E del materiale, cioè costituita dal materiale, è infinitamente rigido. Quindi la E deve tendere all'infinito. Nessun materiale è infinitamente rigido, no? Quindi questa è un'approssimazione, chiaramente, no? È un tendere al limite, no? La stessa cosa vale anche a compressione, ovvio che a compressione vedremo questa ipotesi qui nega anche il fenomeno di stabilità che vedremo a parte. Questa ipotesi qui però ha anche un risvolto più forte, un risvolto più forte, ed è questo. Per esempio, se io considero questo caso qui, uno dei primi casi che abbiamo avuto, vi ricordate? Questo era uno dei primi casi che abbiamo considerato. Quando abbiamo avuto la forza H orizzontale, io non ve l'ho detto, ma implicitamente ho usato l'ipotesi che l'asta sia inestensibile. In particolare ho ritenuto che tutte queste aste qui orizzontali fossero inestensibili. Che vuol dire che se io passo a deformante questa struttura qui, io sono una forza, a questo punto
tasto, non so di quanto, lo stai dando, il tasto, non è la porta, quindi si sposta ad esempio qui. Anche qui lo spostamento nelle nostre strutture civili è in genere piccolissimo, no? Abbiamo visto la foto 1 su 500 rispetto alla luce e all'altezza, quindi questo che io segno è uno spostamento grandemente. Se lo spostamento qua, questa mensola, vuol dire che la mensola si deforma così. Questo è lo spostamento, non so quanto, dovrei calcolarlo, però posso indicarlo con delta. Se le aste, le travi, le sommità di questa struttura sono estensibili, vuol dire che se questo nodo si è spostato di delta, quest'asta inestensibile, non si è allungata e si è accorciata, ma si è spostata qua. Quindi quest'asta qui si è spostata in alterata lunghezza da qua. Quindi anche il secondo nodo si è spostato in delta, perché altrimenti l'asta orizzontale sarebbe o accorciata o allungata. Quindi la seconda mensola si è spostata così. Alla stessa maniera, anche la terza mensola, in sommità ha subito lo spostamento a traduzione delta, spostata così, alla stessa maniera, quarta mensola, alla stessa maniera, quinta mensola. Quindi vedete che tutte le sommità della vostra struttura si sono spostate tutte ugualmente in delta, perché nessuna delle aste orizzontali si è accorciata o allungata. Che vuol dire che se io considero la generica mensola, una qualsiasi, questa qui è una struttura che è fatta in questa maniera, sopra incastrata, sopra ha subito uno spostamento che vale delta. Come vedete, siccome questa è la generica asta, tutte le aste sono uguali, si spostano tutte di delta, vuol dire che tutte sono soggette allo stesso carico, che vuol dire che per l'equilibrio orizzontale, se questa è H, posso dire che siccome tutte le aste si comportano nella stessa maniera, qua sotto avrò un taglio che pare ad H quindi. Se 5 sono le aste, perché tutte le aste si deformano così, tutte alla stessa maniera, quindi tutte prendono in maniera uguale, democratica, la stessa aliquota di carico. Questo se l'asta è inestensibile, le aste le considero inestensibili, in particolare queste. Supponiamo invece che le aste non siano inestensibili, facciamo anzi l'opposto, l'altra situazione estrema, ideale, in cui supponiamo che le aste orizzontali siano molto estensibili. Quindi si possono allungare tanto, si possono accorciare tanto. Allora, se è così, si possono accorciare tanto e allungare tanto, il disegno che dobbiamo fare è questo. Allora, segniamo qua le 5 aste. Segno in sottile lo skyline della struttura. Esattamente come prima. Stavolta supponiamo che le aste, queste, siano tutte estremamente deformabili. Se sono estremamente deformabili, quando io applico l'asta qui, questa asta qui si accorcia quanto voglio, quindi per esempio supponiamo che si accorcia ancora di una quantità che chiamo delta primo, differente da quella. Quest'asta si accorcia, se volete, come se quest'asta che è come se fosse una molla si accorcia, la prima mensola si deforma così, le altre restano indeformate. Se voi avete le aste orizzontali che sono molto deformabili, supponete che qui ci sia una molla di orologio molto piccola, qui applicata la tonnellata, la molla si accorcia, non trasmette nessuna forza, perché se la K è molto debole, la forza che viene trasmessa è sempre in questo tipo.
tipo qua, cassa molto piccolo, asta molto deformabile, questo tende a zero, questo può essere il valore che volete, però questo tende a zero. Quindi la forza che passa qua dentro, l'azione assiale passa qua dentro e passa. Il che vuol dire che l'H finisce solo nell'unica colonna che si deforma e finisce in questa passata. Quindi, come vedete, questa è l'ipotesi che non vi ho detto la volta scorsa di asta distensibile, questa è l'ipotesi di asta infinitamente distensibile o comprimibile, è chiaro che dopo nella realtà la situazione è intermedia, però normalmente nelle strutture che noi facciamo siamo più vicini a questa situazione qua. Va bene? Questa situazione è particolarmente semplice perché ci permette di individuare subito la forza orizzontale H si ripartisce uniformemente sulle 5 colonne perché tutti si deformano così. Questo è un esempio ideale, no, per farvi capire come eventualmente potrebbe funzionare il regime statico se l'asta è estensibile, in particolare magari infinitamente estensibile, quindi la lentezza di questa asta è molto cosa che normalmente non avviene perché se voi avete una trave qualsiasi in orizzontale in acciaio siete più vicini a questo modello. Va bene? Ci siamo? Vi faccio anche notare questa cosa qui. Questa è una struttura che avevamo osservato la volta scorsa che è 1, 2, 3, 4 volte iperstatica. Abbiamo osservato, questa è una struttura iperstatica, tanto è vero che nasceva per correggere questa struttura qui, che invece è labile. No? Questa era labile, quindi non andava bene, poi uno schema che avevamo pensato era questo. Ecco, di passaggio, questo esempio semplice, mette in evidenza un aspetto significativo, che è una regola generale. In una struttura iperstatica, questa o questa, il regime statico, ovvero come si distribuisce il carico, come fluisce il carico, come carico percorre la struttura, quindi come sono fatti i momenti, gli agganni di momenti, la potenziale del carico, quindi il regime statico, una struttura iperstatica, dipende dalle rigidezze delle varie parti. Qui per esempio la rigidezza è infinita per il modello teorico ideale di asta estensibile e questo carico fluisce parte qui, parte qui, parte qui, parte qui, parte qui. Qui la struttura è sempre iperstatica, però la K tende a zero. Quindi una rigidezza differente rispetto a qui. In questo caso qui il carico H finisce tutto qua. In una struttura iperstatica, un regime statico, quindi le reazioni, i grandi momenti, tali, azione assiale e quant'altro, dipende da come sono fatte in termini di rigidezza le differenti parti della struttura. Qui per esempio, se volete, le colonne sono sempre tutte uguali, quest'asta e le altre sono infinitamente lì, il regime statico è questo. Invece, le colonne sono sempre tutte uguali, quest'asta è debole, come tutte le altre, il regime statico è questo. Chiaro, questo è un concetto fondamentale. Nella struttura isostatica, il regime statico, le reazioni, il momento, il taglio, le reazioni assiali sono determinate unicamente dall'equilibrio. Nella struttura isostatica dobbiamo considerare anche congruenza e grado costitutivo, quindi il problema isostatico, e il regime statico dipende dal rapporto differente di rigidezza delle varie parti della struttura. Allora, stiamo guardando questo modello di asta inestensibile. La prima osservazione che facciamo è questa, adesso ne facciamo un'altra, no? Questa osservazione che facciamo qui fa riferimento sempre a questo caso qui, quindi l'asta non si allunga né si accorcia. In effetti, dopo voi considerate il calcolatore, faceste questo esempio qui con il calcolatore mettendo dentro la E e la A giusta, noterete che non è vero che H alla base
taglio uguale da tutte le parti. E in genere, differente, in genere, il primo è l'elemento più caricato, perché il calcolatore tiene conto effettivamente delle resistenze di tutti gli elementi. Però diciamo, questa è un'approssimazione che è ragionevole, come tutte le cose che noi facciamo sono approssimazioni per vedere più o meno se la nostra soluzione è giusta. Se per esempio, pensando di avere una struttura reale, ci viene fuori dal calcolatore il risultato di questo tipo qua, è molto probabile che noi nei dati, per quanto riguarda le traghe orizzontali, abbiamo sbagliato a mettere qualcosa, ovvero abbiamo sbagliato semplicemente a mettere la E o la A. Le abbiamo messe molto piccole, un errore materiale, che vuol dire che la struttura sembra molto, e questi traghi sembrano molto formali, cosa che non può essere in un caso di diciamo. Bene, la seconda estensione che facciamo è un po' più articolata ed è questa qui. È sempre nelle pieghe di asse flessibile. Questo è il punto di partenza, l'asse non si allunga, non si accorcia. Ce n'è un'altra un po' più nelle pieghe, questa, questo modello qua c'è. Un'altra osservazione che è questa. Il termine asse insensibile fa riferimento a questa cosa qui. Allora, se io mi disegno di nuovo un'altra, questa, la asta, questa asta qui, parte dalla cerniera in A, quella del nodo A, e finisce nel nodo B. L'asta, che è lunga L, se l'asta è estensibile vuol dire che questo Q qui è 0, quindi vuol dire che la lunghezza, ovvero la distanza tra la cerniera A e la cerniera B, ovvero tra i due estremi dell'asta, resta costante qualsiasi carico F io abbia applicato. Se l'asta è estensibile, l'asta non si allunga, non si accorcia, curva da 0, quindi vuol dire che questa distanza, la distanza tra i due nodi A e B, resta costante qualsiasi carico io ci applichi. Questa è chiaramente una cosa ideale, comunque voi chiediate l'asta si allunga, comunque comprimete, qualcosa si accorcia. Questa idea qui viene estesa anche a aspetti più generali. Consideriamo quello che abbiamo fatto la volta scorsa in questo caso qui. Questo era l'esempio che abbiamo visto la volta scorsa. Ancora una volta, la volta scorsa non vi ho detto esplicitamente che l'asta era estensibile, ovvero abbiamo tracciato la deformata in maniera naif. Adesso invece guardiamo questo risvolto. Allora, se vi ricordate, l'asta la volta scorsa era questa. Se guardate sugli appunti, l'asta era questa. Allora, se io considero come fatto la funzione di diagrammi di sollecitazione di questa struttura qui, beh, quindi in particolare il diagramma del momento, che era quello che avevamo usato, il diagramma dei momenti era fatto così, qui era 0, qua il momento era costante, questa distanza qui l'avevamo chiamata mi sembra B, l'altezza l'abbiamo chiamata A, questo momento qui valeva P per B, andamento lineare, le fibre tese erano quelle sopra, tratto orizzontale di struttura. Poi il momento entrava costante, sempre di valore B per B, e di pretesa da quelle a sinistra dell'asse della trave. Questo è il diagramma di momenti che abbiamo considerato per tracciare la deformata, perché effettivamente abbiamo osservato che il momento flettente, la flessibilità flessionale è la più importante. Se però dobbiamo essere precisini, dobbiamo anche tracciare un altro diagramma, che è questo, quello dell'azione assiale. Quello dell'azione assiale
è nullo lo strato orizzontale della trave. E poi qui invece esiste una compressione che vale chiaramente B. Il taglio, poi il taglio c'è soltanto sulla mensola, è un taglio orario, quindi positivo, che valeva B. Allora, per quello che abbiamo detto qua, il taglio qui è un D minore, quindi sicuramente lo buttiamo via. No? Quello che ci resta è questo diagramma qui. Se l'asta è compressa, si accorcia, perché se l'asta è compressa, esiste una sigma, che è la N diviso A, l'area della mia colonna verticale. Se c'è una epsilon, c'è una sigma, c'è una epsilon. E se c'è una epsilon, c'è un abbassamento che vale A per epsilon. Quindi se c'è la tendenziale, c'è la sigma, se c'è la sigma, c'è la epsilon, se c'è la epsilon, c'è questo accorciamento. Quindi a rigore, questo punto P non sta a questa quota. Se ci fosse solo anche la tendenziale, si abbasserebbe. D'accordo? Però questo lo buttiamo via per il fatto che riteniamo che la deformazione assiale sia piccola. Poi però c'è anche un altro aspetto. In effetti, voi pensate, questo punto si sposta. Abbiamo visto che con questa curvatura qui avevamo tracciato, abbiamo pensato che la sommità della colonna si spostasse in qua e poi questa era deformata più semplice possibile con un retto con il castro. Però se stiamo attenti e consideriamo come questa colonna da qui a qui si è deformata spostandosi qui, una cosa che dovremmo notare è questa: se io faccio traslare la sommità della colonna in questo punto qui, c'è poco da fare, a parte l'impressione, guarda la curva sopra, l'asse della mia colonna si è allungato. Prima era così, adesso si sposta qui, questa curva qui è comunque una lunghezza più grande di questa. D'accordo? C'è poco da fare. Quindi in questo disegno qui, se io guardo nelle pieghe di un disegno, sembra che la mia trave sia, se questa lunghezza, questo arco di curva è più lungo di questo segmento qua, vuol dire che c'è stato un allungamento della trave, che è contrario a quello che so, perché se ci fosse la tendenziale e si incontra, questo si accorcerebbe. Oltretutto qui non tieni conto che sia corso, me la allunghi, no? È un aspetto che sembrerebbe doppiamente sbagliato. Allora, le osservazioni che vanno fatte sono queste. In effetti, quello che si tiene conto, questo secondo rivolo dell'ipotesi di asta intensibile è questa. La cerniera B, ovvero il nodo B, non si allontana né si avvicina da A. Nel caso che l'asta sia orizzontale, nel caso che l'asta sia verticale, se questo è il mio nodo A della situazione, questo è il mio nodo B della situazione, il nodo B non si avvicina, non si allontana, ovvero resta a questa porta. È come se ci fosse un carrello che non permette al nodo B di alzarsi o di alzarsi. Chiaramente sono delle approssimazioni, no? E sono legate fondamentalmente al fatto che comunque gli spostamenti sono piccoli. Guardiamolo anche qui. Io prendo anche un modello molto semplificato. Potrebbe essere non la mensola come ho fatto lì, ma magari un modello in cui ho la deformabilità solo concentrata qua, quindi vorrebbe dire come se avessi un'asta rigida con l'unica deformabilità o l'unica rigidezza concentrata.
strappa qua, quindi qui potrei avere una molla per trazionare qui. Quando io faccio ruotare la mia mensola, la faccio sballare, che è la versione discreta del comportamento che ho qui, che è continuo, è chiaro che se questa mensola è rigida, se io per esempio la faccio ruotare fino qua, è chiaro che questo estremo qui si abbassa. Se questa è rigida, la faccio ruotare questo angolo phi enorme, che è circa 60 gradi, è chiaro che questo punto si abbassa. Si mostra un attimo. Se però l'angolo è molto piccolo, il guardamento è molto piccolo, per esempio questo, vedete, a occhio nudo riuscite a riconoscere questo spostamento qua delta in orizzontale, mentre l'abbassamento, questo qui piccolino, c'è anche un delta piccolo, è in genere trascurabile, molto più piccolo, no? Quindi vedete che l'idea che le aste verticali soggette a una qualche flessione, questo è un caso di flessione in cui la temporalità è concentrata solo in un punto, però è un caso più discreto. Il fatto che l'asta sia inestensibile, possiamo ritenere che questa, la porta, questa testa, quella della colonna, non si abbassi e non si alzi, no? Sono chiaramente approssimazioni che sono legate al fatto che gli spostamenti sono punti piccoli. Se voi ci pensate, questa fosse veramente una struttura civile, lo spostamento massimo che io qui potrei avere è dell'ordine di A diviso 200, 500, quindi un 200esimo, un 500esimo. Se voi provate a segnare un 200esimo di questo, non riuscite neanche a tracciarlo, le due si sovrappongono, no? Quindi questi paradossi qui sono, diciamo, evitati, come anche questo. Questo qui è un grandissimo spostamento. Se avesse la colonna che si sposta a 60 gradi, voi siete usciti perché che parte la colonna viene a destra, d'accordo? Quindi questo effetto qua viene trascurato. Poi c'è anche un altro effetto che viene trascurato, che riguarda sempre, tornando dietro, anche se la trave fosse in orizzontale. Supponiamo che la trave sia in orizzontale e al posto di tirarla e non prenderla, supponiamo di assoggettarla a un momento perfetto. Allora, se la struttura è soggetta solo al momento flettente, la linea elastica resta invariata. Quindi, se questo è il nodo A, ancora una volta, questo è il nodo B, siccome è un momento flettente, se prendo la sezione di questa trave qui, in questa trave qui avrò un diagramma farfallo fatto così. Sopra ho compressione, sotto ho trazione, no? Poi questa è la fibra baricentrica dove passa l'asse della mia trave, qui la sigma è 0, sopra compressione, sotto trazione. Se la sigma è 0, vuol dire che la epsilon baricentrica è 0, vuol dire che la lunghezza dell'asse della trave resta invariata, si accorcia e non si allunga. Se il momento è diretto così, le fibre sopra si accorciano, sono compresse, le fibre sotto si allungano, sono tese. La fibra in mezzo dell'asse resta inalterata. D'accordo? Quindi, in questo caso qui, sembrerebbe un caso innocuo, nel senso che proprio non c'è deformazione assiale, non c'è deformazione assiale, quindi A e B, la lunghezza della mia asta, non vale. Questo vale però se il comportamento che non consideriamo, gli spostamenti che non consideriamo, sono in piccoli spostamenti, perché proviamo a tracciare la deformata di questa trave. La deformata di questa trave, qui ci sarà la curvatura in questa maniera, la trave si deforma in questo modo. Se io
deformo tanto la trave
Facciamo questo esercizio molto semplice. Supponiamo di tracciare la deformazione di questo telaio quando abbiamo questa forza di risultare H. Il telaio quindi ha, supponiamo che la trave o il traverso sia collegato attraverso l'incastro delle colonne, quindi quegli angolini viene trasmesso il momento, poi l'incastro è anche presente alla base delle due colonne. Allora i passi che noi pensiamo di fare sono questi. Prima di tutto c'è solo un carico che è applicato qui e quel nodo lì andrà, come la porta da sinistra a destra, il nodo andrà verso destra. Non so di quanto si sposta, vediamo che si sposta di destra. Al solito spostamento che ho fatto io è magnificato, non è così grande, perché se no, se la mia colonna è alta 4 metri, lo spostamento delta sembra un metro, quindi la struttura mi sta cadendo in testa. Bisogna sempre tenere presente questi aspetti di grafia, di disegno. Io disegno gli spostamenti grandemente magnificati, dopo posso avere magari anche delle congruenze, incongruenze apparenti, ma è solo perché per fare disegno, faccio lo spostamento molto grande. Poi, quindi un solo carico, quindi so da che parte fare delta. Poi, la seconda cosa che faccio è questa, le aste sono estensibili. Seconda osservazione, le aste sono estensibili. Se questa nodo si sposta di qua di delta, questa nodo si sposta anche qua di delta. Poi, abbiamo detto, nell'ipotesi di aste estensibili, guardate i passi. Se questo nodo si sposta di qua, anche questo si sposta di qua, ed è questa ipotesi qui, il risvolto A. Poi il nodo, questo, non si alza, non si abbassa, quindi si sposta qui, anche se in effetti probabilmente si sarebbe alzato e abbassato, non si alza, non si abbassa per il risvolto B, no? Che è questo qui. Resta il fatto che quindi questo nodo si sposta qui, questo nodo si sposta qui. Se volete in genere si indicano i nodi nella posizione iniziale con le lettere normali, quindi questo è il nodo A, questo è il nodo B. Nella posizione spostata, deformata, si indica come A', B'. Abbiamo quindi trovato, applicando prima questa regola qua, c'è solo carico, quindi lo spostamento è nel verso del carico, poi viene estensibile, abbiamo visto la traslazione, poi ancora una volta viene estensibile, questa è la parte A, questa è la parte B, il nodo A e B, la testa della colonna, le due colonne non si alzano, non si abbassano. Adesso un passettino che dobbiamo fare in più è questo, una cosa che ci aiuta tantissimo sempre il diagramma dei momenti. Il diagramma dei momenti me lo cerco sul manuale dell'ingegnere, sul prontuario. Però fondamentalmente noto che il diagramma dei momenti è fatto in questa maniera qui. Ha un diagramma a farfalla di questo tipo qui, le due colonne sono gemelle, posto nella stessa maniera, quindi siamo uguali. Poi sul traverso ho questa situazione qua, le due colonne sono uguali. Traverso invece ha un punto di antisimmetria che è a metà del traverso. Allora, se è così il diagramma dei momenti, le mie colonne sotto sono ricurvate da questa parte, sopra la curvatura cambia di segno, poi il traverso sotto è incurvato così, sopra è incurvato in questa maniera qua. Qui, in questa maniera qui, quindi dovrò trovare una curvatura da questa parte del colonne, da quest'altra parte vengo sopra così. Poi attraverso, la curvatura qui sarà così e sopra dall'altra parte. Mi sono già segnato
i vari indizi per tracciare la formata. Adesso devo pensare a fare questo passo in più, quinta osservazione. Ma la struttura così incastrata, sopra, sotto e così via, è un po' complicata. Facciamo questo, supponiamo che sia invece, al posto di essere incastrata, sia completamente incenerata. Supponiamo che sia una cerniera. È chiaro che la struttura sarebbe labile, no? Quello che faccio per capire come si comporta la struttura è fare un esperimento ideale. Supponiamo che sia incenerata sopra, sotto, e quindi se fosse incenerata, il mio carico qui, questa si deforma come un parallelogramma. Si deforma in questa maniera, si deforma in questa maniera. Questa sarebbe la deformata ideale se la struttura fosse incenerata sotto e sopra. Come non è incenerata sopra e sotto, questi angoli non possono essere così, non ci possono essere. In particolare sotto dovrò partire questa maniera, da una parte e dall'altra. Quindi se volete l'incastro è quello che mi fornisce un momento, qui, un momento qua, rispetto alla situazione, quella se ci fosse la cerniera, mi cerca di far raddrizzare l'elemento della colonna. E qui, qui, qui. Poi, in effetti, la stessa cosa succede qui. Non è vero che io posso avere questa rotazione qua, perché se vedete, questa rotazione qua, ovvero questa, prevederebbe che quest'angolo qui non è più 90 gradi, perché se ho inclinato l'asta, l'angolo è diventato più piccolo, soltanto questo, che è meno di 90 gradi. Quindi lì ci vuole un qualche momento che mi ripristina la congruenza. Se è così, posso immaginare che l'angolo, questo nodo qui non è che resta orientato con questo asse in verticale, non può ruotare neanche fino a questa maniera qui, ruoterà una via di mezzo. Supponiamo che sia questa la rotazione possibile, uguale da una parte e dall'altra. In questa maniera qui ho più o meno capito quali sono le rotazioni degli angoli. La rotazione di quest'angolo qui A non può essere così, perché se no vorrebbe dire che sotto l'asta è incenerata. Non resta neanche in verticale, se no vorrebbe dire che trasmetterebbe e basta, sarà una via di mezzo, posso segnare così qualitativamente. A questo punto devo pensare a tracciare e connettere le varie parti. Vedete, nelle varie aste so come partono, con che tangente, come arrivano, con che tangente. Partiamo dal traverso, se volete. Allora, il traverso è così, trasla di lunghezza inalterata. Il che vuol dire, per esempio, che il punto significativo qua del traverso di carrozzeria, in cui il momento è zero, se questo nodo trasla di delta, questo nodo trasla di delta, anche questo nodo traslerà di delta. Quindi questo nodo trasla di delta. E in quel punto là ci sarà il cambio della curvatura positiva da sotto a sopra. Quindi questo nodo si sposta qui e siccome è un punto di antisimmetria non si alza e non si abbassa, sta fermo. La deformata del traverso quindi deve essere questa. Deve partire da qui con questa tangente, deve arrivare qui con questa tangente, deve passare per qua cambiando di curvatura. Allora devo partire di qua, devo passare di qua e devo arrivare qua. La tratta più semplice può essere questa qui, che vedete è rispettoso di antisimmetria, curvatura qui verso il basso, curvatura qui verso l'alto. Le colonne sotto la parte più facile partono in verticale a questo punto, partono in verticale a questo punto, arrivano a questo punto una tangente che è questa qui, una tangente che è questa qui. Quindi le tracce può essere una di questo tipo qui.
vedete qua sotto la curvatura da questa parte, sopra la curvatura da quest'altra parte, l'angolo 90 gradi, l'angolo 90 gradi, qui la curvatura è così, qui la curvatura è così. Va bene? È sempre, come dire, dopo disegnare vedi, è sempre più o meno facile, più o meno viene più o meno bene e così via, no? Però questi sono gli aspetti che dobbiamo considerare. Vedete, nell'ordine dobbiamo considerare le assi dei sensibili, quindi il traverso non si allunga, non si accorcia, punto A e punto B non si allunga, non si avvicina, non si allontana. Poi la sommità delle colonne non si abbassa, non si alza, la porta orizzontale spinge il traverso da questa parte, lo devo calare qua, da questa parte, guardate che grande unica. Va bene? Vi faccio questa domanda. Nella realtà, il punto A si alza o si abbassa? Il punto B si alza o si abbassa? Nella realtà. Nella realtà. Perché ci chiamano i cantieri, ma ingegnere, aveva detto che si spostavano all'orizzontale i punti A e B, abbiamo misurato con il tensimetro, abbiamo visto che l'A si alza e B si abbassa. Poco, ingegnere, ma si alza e non si abbassa. Cos'è? Dobbiamo scappare che ci viene, ci crolla tutto in testa? Gli spostamenti questi effettivamente sono grandi, perché questo ha 12 metri, questo si sposta 10 cm, però abbiamo visto che il punto A si alza di mezzo millimetro, il punto B di mezzo centimetro, il punto B si abbassa di mezzo centimetro. C'è qualcosa che non va, quindi dobbiamo scappare. Allora, questa è la forza H. La forza H per simmetria finisce metà qui. Poi ci saranno dei momenti che sono uguali ai contrari, però se voi mettete qui ci sarà questo H, questo momento, però tendenzialmente qui nasce una V e qui l'equilibrio in direzione verticale nasce anche una V. La struttura equistatica, quindi dovresti risolvere di tutta l'equazione con Miller-Breslau oppure cercarci un manuale ingegnere, e effettivamente avete anche queste due reazioni. Dopo non sapete i valori, non sapete a seconda di come è fatta, come è fatto rigido la colonna rispetto al traverso, i valori cambiano, però tendenzialmente ci sono queste sollecitazioni, queste reazioni alla base. Se c'è questa reazione qua, questa sta qui è teso compresso. Compresso. Questa sta qui. Teso. Quindi, nella realtà, se voi misurate sperimentalmente la struttura nel reale, oppure fate il calcolo al calcolatore, questa asta è tesa, si allunga. E questa asta è compressa, si abbraccia. Quindi è giusto. In realtà, se lo fate calcolare bene, come si sperimentate la cosa, questo punto si alza, questo punto si abbassa. Però sono spostamenti che sono più piccoli rispetto a questi e che noi a mano, quando facciamo la deformata, possiamo trascurare. Va bene? Se però, per esempio, sul calcolatore venisse fuori che questo punto si abbassa e questo si alza, c'è qualcosa che non va. Perché non è questione di spostamenti piccoli o grandi, e se voi dite trovate un risultato con cui questo spostamento si ha è così e questo è cos'ha, non è sbagliato l'entità, perché magari come numeri questo è uguale a questo, quello che è sbagliato è il segno, non può essere che questo si alza, non può essere che questo si abbassa, d'accordo? Non so se si abbassa di 5 mm, 6 mm, 7 mm, 1 mm, però questo si deve alzare. Questo si deve passare. Il segno, l'errore sul segno, ma
non è questione di approssimazione, è questione di errore sostanziale, perché vuol dire che quello che è sbagliato tra trazione e compressione. E poi la compressione non sappiate se qui c'è dentro 1.1, 2 kN o tonnellate, eccetera, questa è un'altra cosa, è un errore di approssimazione. Ma se voi sbagliate il segno è una cosa sostanziale, concettuale. Va bene? Facciamo il nostro 10 minuti.
siguiente. Che vuol dire che se voi prendete questa asta, soggettate un momento, flettente, questa non si curva, no? Che vuol dire che voi pensate alla relazione basica uguale per le travi, foggio di lunghezza unitaria di trave, in cui la curvatura del foggio della trave è legata al momento attraverso questa rigidezza flessionale, vuol dire che chimicamente se io ho il momento di inerzia della vostra estensione, che è una quantità finita, questa quantità deve essere zero, questa quantità deve essere finita dopo il momento in cui applicate la vostra trave, vuol dire che tipicamente ancora una volta questa quantità deve essere infinita, in modo tale che infinito per zero sia una forma indeterminata, quindi soggetto a un momento finito, la curvatura sia zero. Allora, in genere questa ipotesi qua presuppone, è più forte rispetto a tutte le aste estensibili, che vuol dire che se voi avete un'ipotesi di asta deformata o deformabile flessionalmente, vuol dire che anche l'asta è inestensibile. Quindi questa ipotesi qua presuppone anche questa, che vuol dire che se voi avete un oggetto come questo, può essere questa trave qui, che non si allunga né si accorcia, la distanza qui non varia e non si inflette, per esempio non si inflette in questa maniera, se l'asta, questa trave qui, è flessionalmente indeformabile e inoltre estensibile, cioè non si allunga, non si accorcia e non si inflette, vuol dire che semplicemente questo è un corpo rigido. Quindi l'asta inestensibile e indeformabile flessionalmente è un corpo rigido. L'unica particolarità è questa, diciamo, il corpo rigido può essere un oggetto qualsiasi, un malloppone tridimensionale in cui nessuna delle dimensioni è più importante delle altre. Se l'oggetto è una trave flessionabile e deformabile, geometricamente mantiene sempre i rapporti usuali di una trave. Quindi è un oggetto tendenzialmente allungato, no? Quindi con due dimensioni di H molto più piccole di L. Di L è molto maggiore di B e di H. E tendenzialmente se H è maggiore di B, L è, diciamo, dell'ordine 10 volte l'altezza. Ma a tutti gli effetti questo è un corpo rigido, no? Soltanto si dice la trave è deformabile flessionalmente, o alle volte, come l'asta è inestensibile, l'asta è deformabile flessionalmente, spesso volentieri una trave, spesso volentieri si dice, guarda, questo qui è un traverso rigido. Traverso viene per trave, quindi vuol dire che è una trave essenzialmente rigida flessionalmente. Le osservazioni che facciamo sono queste, nota bene. Di rigido, esattamente rigido, infinito per noi ingegneri non esiste. Quindi questo è un concetto che dobbiamo sviluppare. Se io prendo il mio telaio canonico, telaio canonico fatto da due parti che sono le colonne, se fatte in acciaio, oppure i pilastri quando tratteremo cemento armato, oppure un termine generico è ritti. Questi sono i ritti del mio telaio, questo è il ritto destro, sinistro è il lato, questo è il ritto destro. Poi questa qui invece è traverso, la trave o traverso. Ecco, quello che possiamo notare è anche questo, i ritti, le colonne o i pilastri saranno fatti di un certo materiale, chiamiamolo ECOC, può essere acciaio, primo semestre, oppure ferro estrutto nel secondo. Poi avranno un'area A con C
è il momento di inerzia che ho dato C a seconda della sezione che sono fatta. Poi i ritti saranno alti H con C. Viceversa, la trave sarà fatta di materiale e con T, aria con T e momento di inerzia che ho dato con T. Poi la luce attraverso la chiamiamo aria con T. Allora, quello che conta, se pensiamo a questa generica struttura telaiata, come abbiamo visto nell'esempio di prima, quello che conta non è la rigidezza assoluta di un oggetto, ma è la rigidezza relativa di un oggetto di una parte sottoposta all'altra. Perché rispetto a me, questa struttura qui è sicuramente rigida, è un corpo rigido rispetto alla mia ciccia. Ma qui è la stessa cosa, attraverso un rigido l'asta è deformabile tensionalmente e dipende rispetto a cosa la confronto, no? Perché quello che devo confrontare è tipicamente questa struttura qui, che era più semplice, non possiamo pensare di avere in termini di layati, è la distanza del traverso della trave rispetto alle colonne, no? Quindi termine indeformabile flessionalmente dipende anche con cosa la comparo, come comparo i vari elementi, perché per certi versi questo è rigido, però rispetto a questo non è rigido, no? Quindi ci sono sempre dei rapporti relativi, anche perché il termine assoluto non esiste in quel modo. Allora, quello che si può fare è anche questo: rapportare le rigidezze flessionali nel traverso, rigidezza flessionale traverso rispetto alla rigidezza flessionale dei travi. Delle colonne, dei ritti. Questo rapporto qui è indicato con la lettera K. Ora, se il traverso fosse infinitamente rigido rispetto alle colonne, K sarebbe infinito. Questo sarebbe quantità infinita, questa sarebbe una quantità finita piccola. Se invece i ritti fossero infinitamente rigidi in termini flessionali rispetto a questa, K sarebbe 0. No? Quindi questi sono i due estremi. In effetti, quello che noi misuriamo è questo. Allora, in termini di rigidezza flessionale del traverso, il traverso è tanto più rigido, se pensiamo a questa equazione qui, è tanto più rigido quanto il fatto di materiale più rigido è tanto più grande il suo modulo di inerzia, Kt, e poi se pensiamo la rigidezza dipende anche da quanto è lungo l'elemento, ovvero più è lungo l'elemento più è deformabile, quindi la lunghezza dell'elemento fa dal numeratore. Questa è la rigidezza, è un termine proporzionale alla rigidezza flessionale attraverso, e sotto mettiamo la rigidezza delle colonne. Questa è la rigidezza delle colonne. Questo perché il rapporto delle su T su C è questo. Se voi pensate, gli stessi elementi identici termini di materiale di momento di inerzia, che considerate questa struttura rispetto a questa, gli elementi, le sezioni, i materiali sono gli stessi, però qui il traverso appare più flessibile rispetto alle colonne, mentre qui appare più rigido, no? Quindi vedete che la LT rispetto alla H con C sta sotto. Se poi, come succede normalmente, il materiale è lo stesso, possiamo fare la semplificazione. Se il materiale è lo stesso, possiamo semplificare. Poi, se l'altezza del mio
stellari è più o meno comparabile con la luce, anche questo rapporto qui più o meno vale 1. Non vale se è così, esasperato, però diciamo se grosso modo la mia colonna è alta 3 metri, la luce del mio telaio è 6 metri, siamo più o meno lì. Quindi se ci sono questi, questi casi qui, il materiale è lo stesso, acciaio sopra, acciaio nel traverso, acciaio nelle colonne, oppure faccio stuzzo nel traverso, faccio tutti i pilastri della era stessa. Poi se i rapporti invece non sono così esasperati, più o meno uguali, questo potrebbe anche essere semplicemente il rapporto tra i momenti di inerzia. Un rapporto di rigidezza semplificato, quindi questo è un K semplificato. Ecco, per noi il traverso è rigido, infinitamente rigido, che vuol dire che qua sopra possiamo pensare che sia un traverso rigido che non si estende, ossia corto, e non si inflette. Se questo numero qui teoricamente dovrebbe valere infinito, se questo numero qua, se K è maggiore o uguale di, per noi l'infinito comincia a 3, se questo rapporto qui è maggiore o uguale di 3, possiamo ritenere che il traverso sia rigido. Se il traverso è rigido, questo ci permette di avere delle semplificazioni sul comportamento, sul tracciare la riformata della nostra struttura. Diciamo, sulle strutture usuali, se voi guardate, raggiungere K maggiore o uguale di 3 è abbastanza facile, abbastanza usuale. Quindi se voi andate in giro, cercate qualche telaio, una struttura nuda che si vede attraverso una colonna in acciaio, ecco, più o meno il K maggiore o uguale a 3 è abbastanza facile da raggiungere. Quindi questa situazione qui è abbastanza frequente ed è uno dei motivi per cui la vediamo. Allora, se il traverso è rigido, diversi comportamenti si semplificano, in particolare l'alzamento delle formate. Allora, pensiamo di tracciare le formate di un telaio, questo, in cui il traverso è rigido. Allora, questo è il mio telaio. Facciamo l'ipotesi che il traverso sia rigido, quindi vuol dire che è anche inestensibile, come sempre mettiamo, e poi per segnare che il traverso è rigido lo facciamo di pronto, ad esempio così, no? Solo una grafia. Allora, anche qui, se io penso in particolare di avere una forza orizzontale, H, se il traverso è rigido, la deformata che io traccio è questa. Ho l'ipotesi già digerita dell'asse inestensibile, quindi in particolare questo punto qua non si alza e non si abbassa secondo il modello di asse inestensibile, anche se so che questo si alza un po', questo punto qua non si alza, non si abbassa, anche se so che in realtà si abbassa, se cade così. Poi ancora una volta ci sarà questo spostamento, stavolta però attraverso non si inflette. Quindi questo trasla è stato rigido, questo è lo spostamento delta, questo è lo spostamento delta. Non ci può essere nessuna rotazione del traverso, non ci può essere la rotazione del traverso, perché se ci fosse la rotazione del traverso, supponiamo che sia questo, vediamo che mi concentri solo sulla gamba di sinistra, il traverso, se io immagino che questo trasla e poi la sommità della colonna ruota, dovrebbe ruotare ad esempio così, quindi questa potrebbe essere la deformata della colonna, se il traverso è rigido, questo angolo resta a 90 gradi, il traverso si dispone così, essendo rigido. Se si dispone così, questo si abbassa, cosa che è impedita dal fatto che l'asse è estensibile. Quindi questo modo deformativo non può verificarsi perché è contrastato da questa gamba. E a questo punto non può né alzarsi né abbassarsi. Quindi se voi vedete si abbassa. Allora, se è così, vuol dire che il traverso trasla e non ruota. Qui vedete,
Però queste rotazioni qua, la testa della colonna, il mio traverso ruota nello stesso angolo. Se qui invece non può ruotare, il traverso basta. È come se fosse un carrello, un vagone, su un binario ed è costretto a muoversi in orizzontale. Se è così, a questo punto possiamo tracciare la deformata. La deformata deve essere C1, poi coerente con i vincoli esterni, parto così, e deve essere coerente con i vincoli interni. Quindi qui devo arrivare a questo punto e devo arrivare con tangente, tangente verticale, alla stessa maniera qua. Qui la deformata deve essere la più semplice del mondo, quindi non posso pensare deformate arzigogolate. La deformata più semplice del mondo è questa qui, in questa maniera. Poi, se sono attento, mi rendo conto che a metà altezza della mia colonna, questa è a mezzi, questa è a mezzi, in questo punto qua ho un punto di antisimmetria, quindi qui la curvatura è da questa parte, poi diventa da quest'altra parte, esattamente come avevo fatto nel telaio di prima, però in questo caso qui c'è proprio una antisimmetria rispetto alla metà altezza. Il punto di flesso della mia deformata sta qui. Se volete anche, potrei pensare anche di vedere il disegno, per esempio anche rovesciato verso il basso, e per esempio se lo vedessi per un strutturale rovesciato verso il basso, potrei pensare, per esempio, di avere un telaio che sta qua sotto, sulla terra, agli antipodi, il telaio sulla terra che si sposta in questa maniera, ha la deformata fatta così, ancora una volta devo arrivare qui, e quindi la deformata è questa. Vedete? Rispetto a questo asse qui, ho una simmetria del telaio sopra e del telaio sotto, ovvero ho una antisimmetria rispetto a questo punto, questo, questo, questo. Va bene? Ci sono delle simmetrie e antisimmetrie nel comportamento strutturale che si vede. Tra l'altro, questa situazione qui la posso anche interpretare in questa maniera. Se scambio il ruolo di un incastro esterno con un incastro interno, la struttura diventa questa, in cui ho pensato per esempio che il traverso fosse la terra, qui sopra ci fosse un traverso, adesso la deformata si è tracciata qua sotto, esattamente quello che ho qui. Va bene? Questa deformata è uguale a questa ed è simmetrica rispetto a questa. Le gambe hanno questo comportamento asimmetrico rispetto a questo punto. Va bene? In particolare, se voi siete una delle gambe, uno dei riti, che voi siate così, oppure siate così, oppure siate così, soffrite nella stessa maniera, nel senso che avete lo stesso stato di sollecitazione. D'accordo? È chiaro che dopo, a seconda di come è traverso, è chiaro se questo è in cielo e questo è in terra, si capisce la differenza. Però ci sono queste simmetrie e antisimmetrie che sono interessanti, importanti da conoscere, no? Ci sono meccanismi deformativi fisici. D'accordo? Questo è il comportamento di telaio con un traverso rigido, ed è un telaio, questo è una categoria di strutture importantissima, esattamente come insieme alla struttura schemi pendolari. Questa è la struttura intelaiata con uno schema di tipo share type, tipo share è taglio in inglese. Questo perché se voi andate in fondo all'aula da lontano e guardate la struttura, per esempio in questo caso qui voi notereste il grosso traverso che è rigido, molto più
grosso rispetto alle gambe che si deformano. Se voi andate giù in fondo, vedete che sotto resta ferma la struttura, si sposta rispetto a questa e da lontano, ci vedete poco come me, non riuscite a cogliere i dettagli di questa cosa, ma grosso modo vedete che la parte di sopra sbanda, scivola, scorre rispetto alla base in questo modo qui. Questo modo deformativo è come quello che si ha nel quadratino elementare di Boucher, in cui io taglio e in cui la deformazione è così. Quindi da lontano è come se nella mia maglia del mio telaio sembrasse un quadratino di Cauchy soggetto a puro taglio, da cui il nome Boucher, no? È un telaio che lavora globalmente come se fosse un dispositivo, qualcosa che è soggetto a taglio. Questo modo di trattare la deformata dopo ci semplifica questo, diciamo, ripetute più volte, e ci semplifica la vita quando dobbiamo tracciare delle deformate. Per esempio, facciamo la deformata di un telaio che è a taglio, supponiamo di qua che non riesce a dire, supponiamo di tracciare la deformata di questo telaio di 20 anni che è a taglio, supponiamo che ci sia in sommità un'azione orizzontale A. Allora, se io penso a come risolvere la deformata di questo telaio qua, uso sempre l'ipotesi che le aste siano estensibili, quindi per intenderci, questo punto qua non si alza e non si abbassa, come questo, come questo, come questo. Quindi la deformata che faccio è questa. I due traversi sono come dei valoni che sono costretti a rimanere questo, la quota del primo piano, questa è la quota del secondo piano. Questa è per ipotesi di aste inestensibili. Quando io traccio la deformata, vedete, per le prime volte mettiamo in evidenza aste inestensibili. Poi c'è sempre tutto il resto che abbiamo detto: la deformata deve essere C1 rispettosa dei vincoli esterni, il più semplice possibile. In più, lì sopra le aste non si muovono. Poi, seconda cosa, se il traverso è rigido, non suppongo di essermi calcolato e ho trovato che K maggiore o uguale di 3, le aste sono rigide, quindi non ci sono inflessioni, quindi possono soltanto traslare in orizzontale restando deformate. Va bene? Quindi questi sono dei vagoni, si possono spostare dove voglio, però non si inflettono. Allora, per fare questo, l'osservazione successiva della struttura deformata è guardare la struttura. In questo caso qui no, però questo pezzo qui, telaio piano superiore, è montato sul telaio sotto. D'accordo? Quindi, telaio sopra, quello che ho visto scritto qua, è telaio sopra, attraverso il rigido, ce l'ho. Poi sotto ho degli incastri. Gli incastri, il mio esempio qua semplice, sono a terra. In quel caso lì gli incastri sono sul traverso rigido del piano di sotto, però incastro rigido resta. Quindi se supponessi di tenere fissa, se supponessi di avere solo un piano, se supponiamo di avere solo questa struttura qui, questo è il telaio a un'altezza, come ho fatto lì, e la deformata è questa. Questo basta. La segno in sottile perché ho pensato che il sotto, il piano sotto resti fermo, cosa che non è. La grande cosa qui, anche una delle osservazioni che dobbiamo fare, è, se torniamo indietro, vedete che se questo spostamento delta, e questo è il punto a metà altezza, vuol dire che il punto a metà altezza trasla di 30 mezzi.
Quindi questo punto qua trasa evidentemente, se questo è trasa evidente, può essere utile per tracciare la deformata. Facciamo andare attraverso, spostiamo di destra, qui segniamo il punto delta mezzi e dopo tracciamo la nostra curva di segmento. Allora, se è così, però l'H scende al piano di sotto e anche l'H si sposta, è applicata qui, quindi anche il piano sotto si sposta. Questo è un caso un po' più, un po' differente rispetto a quello che abbiamo fatto prima. Nel senso, se volete, ce lo tracciamo qua, attraverso l'isola, sotto delle cerniere, quindi attraverso si traslerà, si sposta in questa maniera, vuol dire che l'estremo superiore della colonna parte questa tangente, la stessa cosa la colonna gemella a destra, e poi l'unica cosa che so è che deve rispettare le lingue esterne che sono il passaggio da questo punto. La deformata più semplice. Qui la curvatura cambia di segno perché in questo incastro c'è un momento, qua c'è un flesso. Qui invece il momento non c'è, non c'è la cerniera. Quindi la curvatura resta tutta la colonna della stessa altezza. Allora se metto insieme le cose, piano della terra si riforma così. Lo sposto qui, segno, cambiamento, spostamento attraverso. È quello che guida. In una struttura con traversi rigidi la parte più importante, la parte più grossa, è il traverso, che se volete trascina il resto della colonna. La colonna deve arrivare così, così qua, in questa deformata, nel primo piano. Su questa monto il traverso. Quindi il traverso, se traslasse rigidamente, si sposterebbe. Come questa deformata qua, sposta in questo modo, la colonna superiore deve arrivare così, partendo da così, deve arrivare così, partendo da così, poi se questo è lo spostamento relativo delta tra il piano 2 e il piano 1, a metà altezza, qui, devo passare questo punto, per cui la mia deformata è questa. Questa è la deformata del cancellato. Questo qui, questa grandezza qui, la posso chiamare la traslazione del solaio 1, del livello 1 rispetto a terra, questa terra, questo è delta 2. Tra il secondo piano e il primo piano. Questi sono drift di interpiano, passiamo tra livello terra e primo piano e secondo piano. Questo qui invece è il drift totale. Va bene? Questi drift qua devono essere comunque piccoli, non sono così gagliati, altrimenti la struttura non sono nessuno di paura, e sono sempre dell'ordine di un centesimo, cinque centesimi. Va bene? È importante riconoscere questi casi elementari, no? Perché sono casi corrente, no? E come sempre in ingegneria, in strutturale, ogni tipologia, ogni comportamento ha i suoi pregi e i suoi difetti. A seconda di come voi concepite la struttura, per esempio voi la fate diventare, pensate al vostro telaio, non un telaio generico, ma proprio diventare un telaio rigido, è come se voi metteste dei vantaggi di struttura, ovvero come se la struttura così come nasce ha intrinsecamente anche più ci fa paura delle tare genetiche, quindi
dei difetti, delle cose che possono andare bene e possono andare male. Questo per esempio è uno schema che non è particolarmente positivo nel caso di azione sismica, però va bene in tante altre situazioni. Allora, noi ci vediamo domani mattina. Vi sottolineo l'importanza di e anche la eleganza con cui voi dopo diventerete professionisti. Pensate anche, non cerco di avere cura di scrivere, di fare disegni, schemi, eccetera. Questo è quello che vi contraddistingue, vi contraddistinguerà come ingegnere nella vostra professione. Ci vediamo domani.